fisionutrizionista, ricercatrice alla Sapienza di Roma. Buonasera, bentornata Emanuela Bertucci, avvocatessa dell'Associazione Consumatori ADUC. Cominciamo da quello che noi pensiamo possa far bene, ad esempio il salmone, Raffaella Alvales. Ormai non solo a Natale, il salmone affumicato da solo o in insalate è sempre più consumato. Ma sappiamo davvero cosa compriamo? Nel salmone il rischio microbiologico più importante è quello della listeria, che è un batterio di contaminazione dell'ambiente. Cioè si trova sui piani di lavorazione, si trova nelle macchine per tagliare. La cottura distrugge il batterio. Nel caso del salmone affumicato a caldo non ci sono problemi. Ma purtroppo il salmone affumicato a freddo è quello più presente nei supermercati. Quello a freddo non garantisce sufficienza della contaminazione da listeria. Questa è una piastra che ci permette di vedere che c'è la listeria. Attenzione quindi all'etichetta, i rischi potrebbero essere seri. È un batterio particolarmente pericoloso che se colpisce una persona sana dà soltanto gastroenterite. Se arriva invece a un bambino piccolo, a un anziano, una persona immunocompromessa, può causarne la morte per meningoencefalite. E se colpisce una donna in gravidanza causa aborto e morte prematura del feto. E magari avete notato anche differenze di colore tra un prodotto e l'altro. Come mai? Il salmone più chiaro probabilmente è un salmone selvaggio, ma questo si può verificare dall'etichetta. Il salmone più scuro invece è un salmone allevato, cui sono stati somministrati questi coloranti con il mangime. Allora, avvocato Bertucci, tanto per capire quanto è seria la questione, allora come scegliere bene? Ci possiamo basare sul prezzo? Anche, nel senso che fino a un po' di tempo fa il salmone era un cibo prelibato da ricchi soltanto da poche e rare occasioni. Ora invece lo compriamo sempre, ci sono delle differenze di prezzo dall'euro ai 15 euro che qualcosa ci devono raccontare. Consiglio è non solo farsi guidare dal prezzo, perché altrimenti finiamo nel pagarlo troppo inutilmente, però leggere con grande attenzione le etichette, soprattutto perché molto spesso i salmoni non sono salmoni realmente affumicati, ma sono con aroma di fumo che gli viene. Dottoressa Rasio, come scegliere? Perché diciamo, non dimentichiamo che noi cerchiamo di dare indicazioni utili a fare le cose, non vogliamo impedire a tutti di fare le cose, vogliamo dare indicazioni utili. Allora, come si sceglie il pesce? Allora, innanzitutto lo dobbiamo scegliere preferendo sempre quello che non proviene da allevamenti, perché ovviamente il pesce fa bene e sappiamo che fa molto bene perché tutti i popoli più longevi al mondo sono grandi consumatori di pesce come i giapponesi e gli islandesi, però fa bene perché il pesce mangia le alghe o pesce grande mangia pesce piccolo che ha accumulato i prodotti delle alghe, che si riflette in un profilo di acidi grassi omega 3 che sappiamo essere molto salutari. Il problema dei pesci di allevamento è che non mangiano alghe, mangiano mangimi a base di farine animali permessi dal 2013. Allora sappiamo che le farine animali nella mucca hanno dato adito alla mucca pazza, non avremo le orate pazze, però quello che abbiamo è un completo stravolgimento del contenuto di questo pesce che non potrà più fare bene. Capitolo 2, la margarina, Raffaella Alvales. Margarina o burro, preferisce il burro? Beh, burro sì, certo. Margarina. Come mai? Perché non amo l'odore del burro sciolto. E poi in realtà costa anche meno, quindi... Infatti la margarina è più economica, ma ci sono anche degli equivoci sulla sua salubrità. Il problema della margarina è proprio il messaggio che per anni è stato sbagliato, cioè legarla ad un prodotto naturale. In natura la margarina non esiste. La margarina è un prodotto chimico sintetico che viene dal mix di oli vegetali. E qui è bene leggere in etichetta cosa si sta comprando, perché mentre alcune margarine lo evitano, ci sono sempre in commercio quelle che ricorrono alla idrogenazione per far solidificare gli oli vegetali, per lo più raffinati industrialmente. Si miscelano ad acqua e sale, il tutto viene trattato ad alte temperature e fatto reagire per ore con gas idrogeno. Il risultato è la margarina, ma soprattutto i grassi conosciuti come trans, i principali responsabili dell'intasamento di vene e arterie. Nel caso di accumulo di materiale, quindi di riduzione del calibro del vaso, c'è anche la possibilità purtroppo di avere degli ictus, cioè praticamente che una parte di queste placche possa staccarsi dal vaso stesso e possa arrivare fino ad occludere delle arterie più piccole cerebrali. Meglio preferire un buon olio d'oliva. La Bertucci reagiva proprio ripilata alla costruzione della margarina. Allora, quanto abbiamo dei modelli alimentari sbagliati alle volte per ragioni di marketing poi?
sulla margarina, la margarina è figlia del marketing oltre che del laboratorio, perché c'è stata questa grande pubblicità anni 80 e 90 sugli aspetti salutari, sul fatto che non era di origine animale. In realtà tutto questo tipo di pubblicità oggi è severamente vietato, grazie anche alle norme europee, e infatti le nuove generazioni non la usano così tanto. Non abboccano. Allora è meglio il burro, dottoressa? Senz'altro è meglio il burro, il problema è che noi la margarina la troviamo in moltissimi prodotti, la troviamo nel cornetto che compriamo al bar, la troviamo in tutti i prodotti di pasticceria, in moltissimi prodotti da forno fatti anche nelle panetterie, e quindi dobbiamo sempre chiedere, e poi non dimentichiamo che dobbiamo sempre osservare, cioè il fatto che abbiano potuto venderci per 30 anni un prodotto che si sapeva già dagli esperimenti che era nocivo ci deve far riflettere, quando è troppo modificato, quando non assomiglia come era in natura, perché la margarina è un olio vegetale liquido, cerchiamo magari di andare alla forma più un naturale. Un indizio c'è. I falsi miti, il prodotto casareccio che l'ho fatto in casa, Paola Baruffi. Una bella spesa ai mercatini. Pane biologico, verdure biologiche, qualche formaggio fresco e un po' di carne da mettere sulla griglia. Tutto fatto da loro, per un pranzo come ai tempi dei nostri nonni. Ma siccome non ci fidiamo mai di nessuno, abbiamo portato la nostra spesa ad analizzare in laboratorio. E a parte le verdure e il pane, che sono risultati effettivamente biologici, la nostra domenica iniziata in campagna poteva finire al pronto soccorso. Questi sono gli Escherichia coli che abbiamo trovati nella ricotta di bufala. E questi sono coliformi, che sono anche questi dei batteri, diciamo, si chiamano coliformi fecali, stafilococchi. Ok. Questo negli arrosticini. Quello che è interessante è che lo stafilococco è di origine umana. Fin qui abbiamo scoperto che la mozzarella, la ricotta e gli arrosticini che abbiamo fatto analizzare ci avrebbero potuto causare nausea, vomito e diarrea. Tutti i valori erano ben sopra i limiti consentiti. Com'è stato possibile? Ai batteri piace quello che piace a noi, quindi cercano aria, cercano mangiare e cercano appunto una temperatura mite. Quindi se il signore della bancarella non ha il frigorifero, è meglio non comprare. Ma non finisce qui. Purtroppo, in tutti e tre i prodotti, in quantità diversa, abbiamo trovato la listeria. La listeria provoca, nel migliore dei casi, una gastroenterite anche acuta, forte, ma può portare fino all'aborto appunto delle donne incinta. Quindi è gravissimo che ci sia questo. Sì. Dottoressa Rasio, qual è il messaggio? Occhio alle bancarelle. Sì, prodotti freschi, però un conto sono quelli che non necessitano di refrigerazione e un conto gli altri. Quindi la carne, i formaggi freschi che sono facilmente deperibili, va da sé che li dobbiamo comprare laddove ci siano garantite, insomma, le catene del freddo. Bertucci, sono più controllati i prodotti industriali? Per certi versi sì, e il prodotto a chilometro zero, proprio perché a chilometro zero presunto tale, lo paghiamo molto di più. Per cui quando non si tratta di problemi di refrigerazione o di cattiva conservazione al momento della vendita, molto probabilmente è perché c'è un poco controllo nel ciclo produttivo, il che ci fa arrabbiare ancora di più, perché quel prodotto lo paghiamo molto di più e quindi i controlli deve essere pulito. Perfetto, e tranquillo, non come solo quello, buono. Certo, come quello industriale. Le spezie, Paola Baruffi. Avete mai pensato di mettere le spezie in forno prima di usarle? Sarebbe una buona idea. Per abbattere i patogeni basta mettere queste spezie in stufa a 80-90 gradi e nel giro di 40-50 minuti noi abbiamo un abbattimento totale di queste spezie. Diciamo intanto che le spezie fanno bene, sono quasi magiche. La curcuma è antiossidante e antinfiammatoria, lo zenzero favorisce la circolazione ed è ottimo contro la nausea in gravidanza. Il coriandolo poi è portentoso. Il coriandolo ha la proprietà di assorbire i metalli pesanti e quindi invece di accumularli nel nostro organismo li riusciamo a eliminare praticamente con le feci. Ma 6 delle 10 spezie che abbiamo portato ad analizzare qualche problema ce l'avevano. Un cereus, un patogeno, che può dare luogo a problemi di vomito o addirittura diarrea. E poi le enterobatteriacee, che più o meno danno gli stessi effetti, tutto a livelli altissimi in quasi tutte le spezie. E poi molte muffe, che potenzialmente sono pericolosissime. Alcuni tipi di micotossine ovviamente sono cancerogene. Ma non finisce qui. La cosa peggiore era nella curcuma e nel coriandolo. Qui abbiamo trovato la salmonella. Ah! Si va incontro a un'infezione che dà più delle volte diarrea, addirittura possiamo diventare portatori sani di salmonella e quindi può diventare un grosso problema per il consumatore e per chi gli sta vicino. Allora, dottoressa Rasio, rezza che fanno bene, no? Beh, ovviamente dobbiamo ancora una volta vedere la provenienza.
In realtà molte spezie sono irradiate e quindi con l'irradiazione non abbiamo il problema della contaminazione batterica, ma abbiamo il problema della trasformazione della spezia stessa. Anche un'esagerata cottura, le dobbiamo usare sempre come le tradizioni hanno proposto, quindi aggiunte per esempio verso metà o fine cottura, questo comunque ucciderà gli eventuali batteri patogeni senza però impedire poi di sfruttare al meglio la proprietà della spezia. Una fra tutte, questa curcuma, veramente dovrebbe essere abitudine inserirla nella nostra alimentazione, perché per esempio in India, dove ne fanno un uso abbondante, non hanno quasi malattie neurodegenerative, quindi ha questa capacità di proteggere il cervello da processi infiammatori, è un farmaco potentissimo, quasi come il cortisone nello spegnere l'infiammazione, quindi cerchiamo di usarla di più e non di meno. Ebbene, Bertucci, invece quando il prodotto viene da lontano, un sapore esotico, pensiamo... Siamo meno attenti nel valutare i rischi, forse, no? Sì, e poi vediamo questi mercatini con queste belle montagnole di spezie che ci richiamano ancora di più l'esotico. E lì non ci poniamo il problema che se l'avessimo comprata in vasetto al supermercato oppure in erboristeria avremmo comprato un prodotto sicuro. Invece ci lasciamo trascinare da questa idea di esotico utilizzando dei prodotti che non appartengono alla nostra cultura, ebbene siano introdotti, ma che siano introdotti con metodo. Questo non lo sapevamo davvero, l'abbiamo scoperto con Barbara Romano, il dentifricio. Che tipo di dentifricio usi? Lo sbiancante. Fresco, menta, che lasci un buon sapore in bocca. O anticarie, antiplacco. Anti tutto. Eh sì, ogni dentifricio esaudisce un desiderio, ma se si legge l'etichetta e si analizzano gli ingredienti, c'è poco da sorridere. Questo dentifricio garantisce l'effetto antibatterico, come... Con il triclosan lo troviamo anche in molti detergenti industriali per superfici dure, proprio dei lavapavimenti veri e propri. C'è un caso tipico che è stato studiato dall'università francese, il 50% delle donne che hanno avuto un bambino usando prodotti a base di triclosan hanno sviluppato una scatola cranica più piccola rispetto ai bimbi di altre signore che non usavano derivati del triclosan. Occhio a scegliere tra i dentifrici con effetto colluttorio. Chi garantisce questa schiuma e questo potere detergente è il nostro amico sodio lauril solfato. I simboli di pericolo di questo prodotto parlano da soli. E qual è il segreto di un bell'alito profumato? Un allergene diffusissimo che si chiama limonene e che, stavo guardando un attimo fa, anche questo prodotto per lavare i pavimenti contiene del limonene. E attenzione anche a scegliere tra i dentifrici sbiancanti. Sono dei candeggianti ottici, ovvero delle sostanze che sono le medesime che da molti molti anni vengono impiegate per sbiancare i tessuti, il bucato, i panni. Dottoressa Razio, dice bene Barbara Romano, l'inviata dice occhio a scegliere, allora come si sceglie? Peraltro una delle cose che non è stata menzionata è che il fluoro, che è presente nella maggior parte dei dentifrici, è una potentissima neurotossina. Pensate che ogni anno ci sono circa 25.000 chiamate al centro antiveleni americano per intossicazioni da fluoro nei bambini di età fino a 6 anni che senza saperlo mangiano il dentifricio, soprattutto perché questi dentifrici hanno un sapore buono per i bambini. E il fluoro è totalmente neurotossico. Di queste chiamate al centro antiveleni abbiamo circa 400 ricoveri in ospedale. Sono stati casi di morte per avvelenamento acuto. Se uno si mangiasse un intero tubetto morirebbe all'istante. Quindi queste sono contaminazioni acute, intossicazioni acute che danno anche esiti neurologici gravi e permanenti. Va saputo, perché ci domandiamo perché una sostanza così tossica viene permessa nei dentifrici. È una follia e almeno chi ascolta a casa non compriamoli nei bambini piccoli. Bertucci, ci sono infatti tutti gli scaffali, anche... tutto un corridoio del supermercato è coperto, certo, da diversi. È difficile anche dire, in questo caso leggi le etichette, perché io posso anche leggere le etichette, ma sinceramente è tutta chimica, non ci capisco assolutamente niente. Concordo con la dottoressa Razio, perché queste sostanze vengono ancora consentite? Cioè l'industria chiaramente ha tutto l'interesse ad utilizzare sostanze che immagino abbiano un costo di produzione molto basso. Abbiamo delle autorità particolarmente brillanti. Certamente, e abbiamo delle autorità che devono assolutamente intervenire per la salute nostra, ci mancherebbe. Attenzione però anche noi, quando rientriamo a casa c'è il problema delle scarpe. Paola Baruffi.
Dicono che porti fortuna, forse per consolarsi del fatto che una volta pestata non te ne liberi più. Ma il problema è che tutto quello che pesti te lo porti a casa, anche se hai l'impressione di aver pulito bene le scarpe. Ci sono dei problemi proprio legati igienico-sanitari, quindi se pesto involontariamente una cacca di cane e la porto a casa, posso portarmi insieme eventuali patogeni che sono presenti nella cacca di cane. E non è solo la cacca dei cani, in strada c'è sporcizia di tutti i tipi e per quanto ti impegni a lavare i pavimenti, il risultato non è mai ottimale. Rimane sempre un po' sporco. Ecco perché, quando si rientra, sarebbe meglio togliere le scarpe. Virus, batteri e parassiti di tutti i tipi sono in agguato. Circa il 30% dei cani è portatore di salmonella. Non solo, abbiamo trovato per la prima volta la presenza di clamidofila, che è un patogeno molto, diciamo, importante per l'uomo. Può dare una sintomatologia tipo influenza. E poi, oltre a numerose altre sciagure, si rischia la larva migrans, che si insinua sotto la pelle e si muove come un serpentello. Dopo qualche giorno questo parassita inizia a migrare e lascia proprio una forma quasi serpiforme, disturba il sonno, uno non riesce a dormire e ha delle ripercussioni appunto sulla persona molto, diciamo, importanti. Dottoressa Rasio, basta pulirsi le scarpe nello zerbino, serve di più? No, veramente le dovremmo togliere. Io vorrei porre l'attenzione sul fatto che così come noi non vediamo questi batteri, questi microrganismi, non vediamo quanta chimica abbiamo nelle nostre case che è veramente problematica. Allora pensiamo a un bambino che gattona, un bambino che tocca e mette poi le mani in bocca. Quello che noi usiamo magari per pulire le superfici lascia dei residui chimici che poi messi a contatto con la cute ovviamente creano un'esposizione. Non è solo nelle superfici ma anche gli inalanti. Per esempio la plastica, abbiamo visto, non è un materiale inerte. Tutto quello che viene a contatto con la plastica ne trae un po' di particelle, ma anche quello che respiriamo. Quindi noi per esempio abbiamo le tendine per la doccia che rilasciano quantitativi di ftalati. Molti giocattoli per i bambini fatti di plastica morbida che i bambini mettono in bocca rilasciano queste sostanze che interferiscono con lo sviluppo del sistema nervoso e con altri organi endocrini. E allora ripartiamo da qua. Guardi, avvocato, cosa succede con le bottiglie di plastica quando le riutilizziamo? Emanuela Pendola. Le bottiglie di plastica, quante volte le riutilizza? C'è un ciclo infinito. Falso. Queste bottiglie nascono come monouso e non andrebbero riutilizzate. Se sono in qualche modo alterate, righe, ammaccature, strani odori, vanno buttate via. Ecco le sostanze che rischiamo di ingerire. Abbiamo la formaldeide, che è cancerogena, e l'acetaldeide, che comunque è una sostanza tossica. In alcuni casi, poi, per alcuni tipi di plastiche, ci sono anche gli ftalati, che alterano anche a livello, prima di tutto, della crescita. Se invece parliamo di adulti, ci può essere un problema anche a livello della produttività e quindi portare sterilità. Se teniamo le bottiglie in garage rischiamo grosso, i gas di scarico non rimangono fuori dalla bottiglia. Potrebbe essere riassorbito. Il calore è il nemico da qualunque fonte arrivi. Si lasciano le confezioni di acqua nei balconi, questo ha anche un rischio perché il balcone vuol dire calore. Non vi venisse in mente di travasarvi un tè caldo? E la classica bottiglietta lasciata in macchina? La macchina comunque viene lasciata sotto il sole, risulta essere alla fine una bevanda molto pericolosa. Allora, l'avete riconosciuta, in realtà era Paola Baruffi. Avvocato Bertucci, sbagliamo così anche quando cerchiamo di essere dei consumatori attenti, parsimoniosi? Sì, più che consumatori attenti siamo dei consumatori comodoni, nel senso che prima si usava il vetro con il vuoto a rendere e adesso è tutto così molto più comodo, molto più facile, non ce le poniamo le domande giuste. Questo è un esempio perché su molte bottiglie c'è scritto che non devono essere riutilizzate. Chi lo legge? Nessuno. Dottoressa, che fare? Beh, attenzione anche a tutti gli imballaggi in plastica, per esempio. Tutto quello che compriamo che è imballato in plastica, come per esempio anche il salmone affumicato, va ad assorbire le sostanze della plastica. E molte di queste sostanze hanno esiti veramente eccessivi. Ma pensiamo anche, per esempio, al bicchierino con cui andiamo a bere il caffè caldo e il tè alla macchinetta. Ovviamente quello si scioglie e tutte queste sostanze vengono rilasciate. Altri contenitori cui stare attenti, quelli dei pomodori, Raquel Alvarez. Vi siete mai chiesti cosa c'è in quella vernice che impedisce ai metalli delle latte di contaminare il prodotto all'interno? La peculiarità del cibo in scatola è che il rivestimento contiene BPA o bisfenol A o bisfenolo A in Italia,
che è un interferente endocrino ed in America è annoverato tra i 12 peggiori interferenti endocrini. Il problema con gli interferenti endocrini è che sono correlati al tumore al seno, tumore alla prostata, infertilità. All'estero l'argomento è sensibile e se questa azienda di Sarno vuole esportare i suoi pomodori e legumi in scatola deve rispondere a certe esigenze. Una richiesta dei nostri clienti, perché sui mercati ai quali noi ci rivolgiamo, che sono principalmente Francia, Canada e Stati Uniti, dove il problema lì è molto sentito, noi abbiamo fatto questa scelta di non utilizzare il BPA. Il consumatore italiano è sensibile a questo argomento? Dalla nostra esperienza no. Addirittura ho avuto da parte di consumatori italiani domande su cosa fosse quel simboletto BPA free, perché non sapevano neanche l'esistenza del bisfenol A all'interno delle scatole. Farebbero bene a saperlo? Assolutamente sì. Ora che lo sappiamo, dottoressa Razia, che si fa? Beh, il problema vale per tutte le latte. Con i pomodori è particolarmente rilevante perché l'acidità del pomodoro favorisce il rilascio di alte concentrazioni di questi interferenti endocrini. Però tutte le latte lo hanno. L'importante è usare il vetro, no? Cioè, se dobbiamo proprio comprare una scatola, almeno che sia un imbottigliamento in vetro piuttosto che in latta. Sa cosa colpisce, avvocato? Che non è automaticamente sicuro quello che è in commercio. Infatti, è una questione di idea di base. Cioè, operiamo sul principio di prevenzione e quindi non facciamo utilizzare alle industrie tutti quei prodotti dei quali non siamo sicuri che non facciano male, che è anche un po' una prova del diavolo, oppure li consentiamo fino a che non c'è una prova evidente del contrario, che è estremamente più pericoloso. A mio avviso bisognerebbe utilizzare il principio di prevenzione, ma non è quello che accade, perché comunque l'industria alimentare in particolare è una lobby molto potente anche in Europa, che è abbastanza attenta alla sicurezza alimentare. È sempre più importante saperle queste cose. Attenzione, quando facciamo bollire qualcosa, cuciniamo, attenti a dove si cuoce, con che cosa, Emanuela Pendola. Guardi un po' questa pentola. Lei la userebbe per cucinare? Assolutamente no. Adriano non le usa, ma in realtà le pentole antiaderenti le troviamo un po' in tutte le cucine. Sono rivestite al loro interno da una pellicola che resiste al calore, uno strato che quando si rovina può rilasciare sostanze nocive. Immaginiamo che questa qui sia l'ingrandimento della superficie antiaderente. Questa rete rappresenta proprio lo strato antiaderente. A causa delle abrasioni, i legami di questa rete si scindono progressivamente e man mano che si continua il processo abrasivo, ecco che dei frammenti si possono completamente distaccare, andare nei cibi e attraverso quelli essere ingeriti. Insomma, attenti a scegliere pentole di qualità, perché per rovinare la pellicola antiaderente basta utilizzare dei semplici mestoli di acciaio. Grattando sul fondo questo materiale, come vedete, viene via molto facilmente. Eccolo. Si vede ad occhio nudo? Sì, si vede ad occhio nudo, questa piccola polvere, diciamo, nera. Questa pellicola può contenere delle sostanze fluorurate impossibili da biodegradare. Che cosa provocano? Provocano principalmente danni al fegato e anche problemi all'apparato endocrino. Allora, avvocato Bertucci, quanto può servire leggere l'etichetta? Consideriamo che negli Stati Uniti il Teflon è illegale, da noi no. E negli Stati Uniti le etichette portano non soltanto la composizione del prodotto, ma anche le istruzioni per l'uso, fino anche al paradosso. Mi fece molto ridere un'etichetta di un passeggino. Attenzione a chiudere il passeggino, togliere il bambino prima di chiudere il passeggino. E ci sembra una sciocchezza, una cosa veramente da gente stupida. Eppure le società... Devo dire che in momenti di stress poteva capitare. Però le società americane sono tenute a farlo perché lì le class action funzionano e ci sono cause milionarie. Nelle nostre pentole di Teflon le istruzioni sulla manutenzione e su quando non usare più il prodotto non le troviamo. Dottoressa. Allora, il problema del Teflon... Quanto fa male? Molto, moltissimo. Peraltro non è solo quello che si rilascia, che poi scopriamo che queste particelle le troviamo anche nelle altre leghe. Adesso ci sono tutte queste nuove padelle, così, nelle leghe di ceramica. Anche queste rilasciano nanoparticelle che noi assorbiamo, rimangono inerti nel corpo e creano infiammazione. Infiammazione che è alla base di tutte le malattie cronico-degenerative.
tumori, malattie cardiovascolari neurogenerative, ma anche sovrappeso e obesità. Ma il problema del teflon è ancora più grave, perché se noi lo lasciamo sulla fiamma, per esempio per scaldare la padella prima di cucinare, sì, magari nel frattempo facciamo altre cose, basta che superi 260 gradi la temperatura e si raggiunge molto rapidamente per eliminare dei fumi, dei vapori che sono addirittura simili ai gas nervini. E tant'è vero che c'è proprio una malattia da polimeri, da fumi di polimeri, per chi li assorbe, che ha mal di testa, nausea, febbricola, e i canarini che stanno nella cucina muoiono per intossicazione polmonare. Quindi questo è il teflon e per questo l'hanno bandito in America e speriamo che anche da noi sarà così a breve. Che servono pure questi moniti. Parlavamo ai bambini, attenti alle salviettine con cui spesso vengono puliti. Rachele Alvarez, anche là bisogna scegliere bene. Quando nasce un bambino, la maggior parte delle cose che vi dicono, di cui ci convinciamo, sono cose che in realtà sono totalmente superflue. Ora, uno di questi esempi, per esempio, sono le salviette. Ora, sembra che senza salvietta non posso pulire il bambino, ma chi l'ha detto? Forse è vero che se ne può fare a meno, ma comunque bisogna sempre prestare attenzione a quale prodotto scegliere e soprattutto essere consapevoli di quali componenti hanno a che fare con la pelle del nostro bambino. Nelle salviette ci sono due sostanze, i parabeni e il fenossietanolo. I parabeni hanno un'azione antibatterica, sono quindi dei conservanti e simulano però l'azione degli estrogeni. Il fenossietanolo, che pure può essere assorbito dalla pelle, in grosse quantità può avere degli effetti tossici sul fegato. Qualche paese li ha anche banditi nell'uso per l'infanzia, qualche marchio ha deciso da tempo di evitarli e qualche madre, come Avril, di origine irlandese e con una pelle delicata come quella delle sue figlie, ha trovato la soluzione fai da te. Con la mia prima figlia ho notato che quando li usavo diventava tutta rossa. Un giorno stavamo fuori e l'ho usato sulla mia faccia e quindi sono diventata tutta rossa e piena di bollicine. E quindi mi è venuto il dubbio che cosa sto usando sulla pelle di mia figlia. E quindi ho iniziato a fare le cose da sola, non ho mai più avuto nessuna irritazione. Razio, ci sarà una soluzione alternativa al fai da te, speriamo, no? Un po' di acqua e sapone proprio delicato, un pochino di ovatta con acqua tiepida, voglio dire. E dobbiamo pensare, se andiamo a leggere gli ingredienti di queste salviette, ci sono 40-50 sostanze chimiche diverse. Quindi noi non stiamo pulendo niente, noi stiamo sporcando di sostanze chimiche un esserino che non è puro, perché figuriamoci, ha preso già dalla madre durante la gravidanza, però è inutile continuare ad aggravare. E che un avvocato quando legge invece dice, beh, se ci sono, qualcuno le avrà controllate, male non faranno. Sì, però siamo sempre sul discorso del principio di precauzione di prima. Fra l'altro le salviette costano molto più che acqua e sapone, da una parte. E poi c'è stata quasi come un'onda, cioè l'onda del pannolino in plastica, l'onda delle salviette, ora sta finendo la parabola e si sta ritornando molto più anche al cotone per i pannolini da bambini che li usavano quando io ero piccolina. Per cui è stata una moda industriale e nostra di consumatori che sta rientrando, basta usare la testa. Poi è chiaro, si possono utilizzare magari nelle emergenze, ci sono situazioni in cui sono oggettivamente più comode, ma limitiamole a quello. I popcorn fatti a casa o no? Emanuela Pendola. Il popcorn è uno degli snack più amati, fa gola ai piccoli e ai grandi, soprattutto davanti a un buon film. Si possono preparare in padella o nel forno, bastano pochi minuti ed eccoli scoppiettare. Ma attenzione a quelli confezionati da cuocere nel microonde, perché può succedere che la busta rilasci nei popcorn sostanze nocive per la salute. Uno è un acido di sintesi che è legato più che altro alla carta da confezionamento, che è l'acido perfluorottannico, e che solo il nome dovrebbe comunque farci rabbrividire. Da uno studio americano si è visto che predispone a delle malattie cardiovascolari. Meglio scegliere con attenzione il prodotto, magari leggendo prima le etichette, perché a volte non mancano le sorprese. Purtroppo scopriamo anche delle cose un po' così agghiaccianti, contengono un'altissima percentuale di olio di palma, un grasso che in qualche modo va ad alterare il nostro assetto lipidico, ma soprattutto altamente infiammante. I popcorn al microonde hanno poi quel sapore burroso che tanto piace, peccato che a darglielo siano spesso aromatizzanti come il diacetile. Questa molecola è molto simile a delle altre molecole che si è visto formano delle placche cerebrali. Allora, dottoressa Razio, ma è possibile che tutto quello che è un po' buono faccia male? Ma no,
Nel senso che se io questi popcorn li faccio nella mia pentola, magari con un goccio di olio di oliva, viene fuori una cosa piuttosto accettabile. Invece questo è un cocktail di sostanze chimiche indesiderate. Facciamo insomma. Seguito Ma solo. Perché il peggio della cultura veramente del cibo americana viene da noi? Cioè, noi dovremmo avere questa cultura nostra. Dovremmo invadere noi l'America. Confessi che li usa, avvocato. Sì, e vedere questo servizio. Prima usavo quelli normali, diciamo, il mais in scatola. Poi ho iniziato ad utilizzarli proprio perché è più comoda, quindi alzo le mani. E devo dire che vedere questi servizi è quasi un punto di non ritorno, nel senso che una volta che si sa, non si può tornare indietro e far finta di ignorare. E ormai l'hai visto e ti tocca smettere di comprarli. Perché stupisce solo perché non lo sai. Piano piano ti abitueresti a una cultura alimentare differente. E guardate cosa succede con gli scontrini, quelli che prendiamo al bar. Emanuela Pendola. Tanti scontrini al giorno? Sì, tanti. Ne faccio talmente tanti che la sera mi trovo le mani nere. Gli scontrini li tocchiamo spesso, li conserviamo sulla scrivania, nei cassetti o nel portafogli. Sembrano delle innocue ricevute e invece nascondono insidie per la salute. Abbiamo preso degli scontrini, quelli in carta termica. Il risultato dell'analisi è su questo grafico e quindi qui vediamo il picco del solvente e questo qui invece è quello del bisfenolo A. Ecco il nostro nemico, si chiama bisfenolo A, un additivo utilizzato per fare le materie plastiche, considerato talmente pericoloso che la Francia dal 2015 ne ha vietato del tutto l'uso. Il bisfenolo A migra dalla carta termica degli scontrini alle mani. Questa migrazione dipende dal tempo di contatto, dalla temperatura e dal pH. Siccome il pH della pelle è acido, diciamo, questo favorisce in qualche modo la migrazione. Da quando che ci sono i scontrini, sempre toccato con mani. Sì, senza guanti, scontrino sempre come tutti, credo. Dottoressa, che cosa provoca il bisfenolo A nell'organismo? Il bisfenolo A provoca danni ai reni e al fegato e stanno indagando sui danni all'apparato endocrino e quindi l'apparato mammario, la prostata e l'apparato riproduttivo. Allora, avvocato Bertucci, già in Italia è difficile ottenerlo lo scontrino, ora sapere che fa pure male, che bisogna fare? Non posso consigliare di non prendere lo scontrino, anche perché poi se ci fermano la multa della Guardia di Finanza è salata. E bisognerebbe cambiare il tipo di carta con cui è prodotto, probabilmente, quindi evidentemente è molto più economica questa rispetto ad altre tecniche e altre metodologie, altrimenti ci facciamo rilasciare la ricevuta a mani, ma magari anche quella. Dottoressa. Ma io direi una delle cose che apprezzo del poter leggere il giornale online è di non avere più questo cartaceo, perché non è solo negli scontrini, ma anche la carta stampata dei giornali rilascia sostanze, no? E ce ne accorgiamo perché le nostre mani risultano nere. Quindi questa secondo me è una di quelle cose per cui l'online è da preferirsi in questo caso per i giornali. Abbiamo trovato sempre la via d'uscita. Dottoressa Lazio, grazie per essere stata di nuovo con noi. Anche all'avvocato.